Colpi di tacco, rovesciate, 4 giocatori, 2 a squadra e un campo simile alla pallavolo, installato dentro la meravigliosa Beach Arena. È stato il buongiorno del Super 8 agli abitanti di Baia Domizia, che potranno osservare da vicino alcuni dei più grandi interpreti internazionali del foot volley. Uno sport innovativo, divertente, che sta richiamando sempre di più l'attenzione dei giovani, desiderosi di confrontarsi contro formazioni di classe ed esperienza, come i vincitori della Tappia di Ostia, composta da Mordenti e Feigel. E sono proprio loro, uno dei team più forti a livello mondiale, a spiegarci perché l'inserimento del foot volley in questo nuovo circuito non può che far bene a questa disciplina nata sulle mitiche spiagge di Copacabana. Il Super 8 è un evento che è stato montato molto, molto bene, una struttura che è eccezionale. Prima o poi in ogni modo tutti quanti verranno a giocare in questo circuito. Il football è un sport che sta un po' a bacio del beach soccer. Se è andato insieme con beach soccer e football va bene. Un modo, quello di aumentare l'interesse sul foot volley tramite questo torneo itinerante organizzato da Officina Italiana Servizi ed Eventi che, secondo i due campioni, richiamerà già dalla prossima estate alcuni dei migliori brasiliani grandi maestri di questo sport. Con questi eventi, con l'intercambio dell'altro giocatore brasiliano che viene qua, che gioca, che si allena insieme, l'Italia sta brava. In Brasile si ascolta molto a parlare di questo football, mi chiamo, mi scrive in Facebook come sta andato, come sta. Già in Italia, ma in Europa ci sono giocatori che sono già pronti a giocare, non dico alla pari con i brasiliani, ma basterebbe fare un piccolo stage in Brasile per vedere che velocità viaggia la palla, le finte, un altro livello di football, ma siamo abbastanza vicini. Quindi, in attesa dei fuochi d'artificio di Riccione e Vasto Marina, località che rappresentano il quartier generale del foot volley sulla nostra penisola, ci gustiamo le grandi emozioni di questa seconda giornata del Super 8 di Baia Domizia, in attesa delle finali di domenica mattina. A Riccione ci saranno tantissime coppie, uno perché a Rimini c'è lo zoccolo, Rimini e Cerro, c'è lo zoccolo grosso del football, Pescara dove ho la scuola, dove insegno. Quest'anno abbiamo 60 ragazzi divisi tra ragazzi e ragazze, sono 40 ragazzi, 45 ragazzi e 15 ragazzi. Mi ha ricevuto complimenti da tutto il mondo, chiaramente football Europa e un sacco di amici brasiliani, ho detto questo posto qua vale la pena da essere visitato. Il prossimo anno c'è più coppia, però credo che in Vasto Riccione, che sta molto giocatore, la penultima e la ultima etapa, grande, bravo.